Questa è la chiesetta di Santa Maria Portella Vicentino. C'è ancora, è ancora in queste condizioni, ma un pochino migliorata perché è stata acquisita dal Palazzo di Fianco, che ce l'hanno detto praticamente, ed è stata poi adibita purtroppo a magazzino della farmacia, non esattamente il massimo, però la chiesetta antica ma fa niente. Quello che c'è di interessante, se passate da quelle parti, e se non l'avete ancora notato, è che quassù, a questa altezza, c'è il numero civico del catasto teresiano, cioè i numeri secondo Maria Teresa. Voi sapete che Maria Teresa aveva numerato tutte le case progressivamente a seconda della loro posizione nella città. Ecco, lì c'è ancora uno dei numeri, uno dei pochi tra l'altro rimasti dell'epoca del catasto teresiano, mi pare sia 1783, ma per dire un numero a caso, insomma, perché i numeri erano naturalmente tutti altri. Questa chiesetta ci testimonia, siccome la sua dicitura è Santa Maria Portella Vicentino, che non è corretto chiamarla Porta Vicentina perché è un portello. Si può chiamare Porta Vicentina solo nell'ottica di porta succursale. Una porta succursale è in pratica un'uscita di servizio rispetto alle porte principali come quelle di Porta Romana, ad esempio. Ciò non toglie che appunto la strada Vicentina fosse già da tempo esistente, quindi fosse una porta usata, però non era una delle porte primarie, di quelle tanto per intenderci usate per gli ingressi in città trionfali, no? Ricordate l'ingresso da Porta Romana con la Margherita, l'ingresso da Porta Ticinese, cioè tutte queste porte erano principali, erano quelle anche molto strafose. Le porte succursali solitamente erano delle pusterre. Voi sapete che una pusterra molto nota, la pusterra dei Fabbri, che c'era in via dei Fabbri appunto, che adesso riposa appoggiata al muro del Castello Sforzese, del primo cortile, quindi diciamo che porta succursale, portello e pusterra sono praticamente dei sinonimi più o meno. La pusterra è più che altro l'elemento architettonico che si usa mentre invece è dentro il museo. Ah, nel museo adesso? Il museo delle arti decorative. Ah, l'ha spostata allora. Quando uno entra la vede. Ottimo, sì, me l'avevo appoggiato al castello.